non è facile salire su questo palco subito dopo lo speaker che abbiamo visto. Va bene, ci provo. Mi chiamo Leandra Grom e effettivamente sono il primo designer che oggi è qui sul palco e quindi non vedrete grandi tecnologie o conquista dello spazio, ma magari qualcosa che ha a che fare col mondo delle idee e soprattutto con i comportamenti. La storia che vi racconto oggi ha a che fare con la internet degli oggetti. È la definizione che usiamo per il prossimo passo di evoluzione della rete internet e ha a che fare con il contributo che il design può dare alla internet degli oggetti. È una storia sostanzialmente divisa in tre atti: tecnologia, salute e design. Tecnologia. Beh, oggi vediamo cose incredibili, ma io voglio partire veramente da lontano, perché lì ci sono due foto. In una delle due immagini, sono io. Scegliete voi quale potrebbe essere quella giusta. E la foto è stata scattata oltre 40 anni fa in Sicilia. E se io penso un po' all'universo immaginario della mia fanciullezza, la cosa che mi colpisce è quanto fosse più disponibile l'accesso alla fantascienza che non l'accesso alla scienza, che invece era difficile, lontana, insomma. E forse per questo le prime letture davvero appassionanti, ma era un po' più grande, insomma, della foto, hanno avuto a che fare con la robotica. La robotica l'ho incontrata, come probabilmente molti di noi, attraverso Isaac Asimov. Il mondo raccontato da Asimov aveva una elegantissima coerenza basata sostanzialmente su tre semplici leggi. Le leggi della robotica sono delle leggi di buonsenso, sostanzialmente. La prima, per esempio, dice che un robot non può fare male, non può creare del danno, neanche con la propria inazione, a un essere umano. La seconda dice che un robot deve obbedire agli esseri umani, però almeno che questa obbedienza non contraddica la prima legge. E la terza legge sostanzialmente dice che un robot deve avere cura di sé, deve proteggere la propria esistenza, almeno che questo non contraddica la seconda e la prima legge. Al di là dell'eleganza da scrittore con cui questa legge è formulata e al di là della enorme coerenza che dà all'universo raccontato da Asimov, la cosa che oggi da designer mi colpisce è che queste leggi non parlano di specifiche tecniche, non dicono quanto deve essere alto un robot o quanta forza deve avere per non essere aggressivo, per essere accettabile, parlano dei suoi comportamenti e questo, dal mio punto di vista, è l'anima più profonda del design. L'altra domanda, oggi, da designer, è quella, ma come è successo tutto ciò? Come fa l'umanità a rendersi conto quando ha bisogno di leggi del genere? E regolamenta un intero universo. Beh, di solito le leggi di questo tipo avvengono dopo dei disastri, ecco, cioè sono reattive in qualche modo a ciò che va storto. E invece abbiamo un'opportunità, perché la internet degli oggetti è oggi. E la possibilità di influenzarla attraverso il design è adesso. E credo sia necessario, a questo punto, avendola citata più volte, dare una qualche definizione di internet degli oggetti. La più generica e forse la più semplice che mi viene in mente è semplicemente quella che dice sentiamo la pulsione, dal punto di vista del mercato, ma anche dal punto di vista delle persone, di sostituire gli oggetti che abbiamo e che sono non connessi, con oggetti che sono connessi, approfittando di questa opportunità di sostituzione per aggiungere qualità senzienti, sensori che ci daranno la possibilità di fare cose nuove, o di fare cose più accuratamente, o di avere nuovi modelli di business. Ne abbiamo appena avuto una grandissima dimostrazione. E ogni, come dire, evoluzione ha un suo pong, e a me piace pensare, e in questo sono d'accordo con Rafia Laidajan, che l'ha disegnato, progettato e voluto produrre sul mercato, che il pong di questa internet degli oggetti, tutto sommato, sia il Navastag, questo simpatico coniglio con le orecchie semoventi, capace di riprodurre dei suoni che erano stati registrati da qualcun altro su un altro coniglio. Rafi me ne regalò uno, e io ci giocai con mia figlia, che allora aveva 2 anni, e l'ha fatto, come dire, il fatto emotivo, la capacità emotiva che aveva quel coniglio attraverso i movimenti delle orecchie, le luci, la riproduzione dei suoni, ha fatto sì che fosse subito bene accetto. Ma questo non gli ha impedito, nel giro più o meno di un anno, di finire in un cassetto, di finire dimenticato. Beh,
Anche per onorare il coraggio imprenditoriale di Rafi, a me piace dire che un esercito di 250.000 conigli è stato sacrificato nel tentativo di capire le dinamiche della internet degli oggetti, di capire che cosa avremmo fatto con questa nuova fase di evoluzione. E se il numero 250.000 vi sembra un numero importante, beh, quest'altro numero, cioè 50 miliardi di oggetti connessi entro il 2020, beh, dovrebbe darvi la scossa. E per cercare di tracciare una curva, per capire dove siamo rispetto a questa crescita, la domanda potrebbe essere fare un paragone con la quantità di esseri umani che abbiamo sulla Terra. Quando accadrà che il numero degli oggetti connessi che costruiamo supererà il numero degli esseri umani? È già accaduto. È già accaduto nel 2008 e, essendo già passati tre anni sono una quantità di tempo così imponente da differenziare, per esempio, internet pre-Google da quella post-Google, quella pre-Facebook da quella post-Facebook. E abbiamo idea oggi di che cosa voglia dire questo genere di impatto. E qui, per vedere le cose un po' più da distante, un po' più dall'alto, e cercare in qualche modo di comprenderle, vi chiedo di venire un attimo in orbita con me e, tutto sommato, di provare a guardare il mondo davvero da vicino. E il termine che vorrei usare è questo. Penso che sia evidente a tutti che le migliori qualità umane, la più grande capacità di design, la tecnologia più rilevante che abbiamo adoperato è quella che abbiamo adoperato per la conquista dello spazio. Però oggi abbiamo circa 16.000 corpi di dimensioni di circa 10 cm che chiamiamo space junk, e ho saputo oggi da fonte diretta che gli astronauti della base spaziale che abbiamo visto oggi in orbita, bene, più o meno 5 volte l'anno incorrono in un allarme perché uno degli oggetti che determina lo space junk è per loro pericoloso. Bene, se 250.000 conigli sono diventati beautiful junk così rapidamente, io mi chiedo che cosa possa succedere a 50 miliardi di oggetti, se questi non saranno progettati almeno bene come quello che noi mandiamo in orbita. E per entrare un po' più nella qualità di progettazione che noi usiamo, prenderò a riferimento quello che tutti percepiamo come uno dei settori, più tutelati legalmente, più tutelati dal punto di vista anche dell'attenzione che si mette, perché ha a che fare con la nostra salute ogni giorno. Ma il mondo dell'healthcare, della salute, non è separato da quello che sta succedendo fuori. La progressiva digitalizzazione di tutto ciò che riguarda il nostro quotidiano ci dà un incremento di velocità veramente molto importante. Oggi noi possiamo studiare attraverso, che so, il Google Body Browser, il corpo umano, con una, tutto sommato, facilità e con una precisione che quando io ero al liceo era semplicemente fantascienza, la stessa fantascienza dei libri di Asimov, niente di diverso. E se pensiamo che la medicina, perché è più tutelata, perché è più tranquilla, perché è più prudente, sia distante dai fenomeni di internet in generale, beh, non è poi così vero. Patients Like Me è come Facebook, ma condivide dati di medicina. La geomedicina è un'applicazione che, tutto sommato, se non esistesse Google Maps, probabilmente non sarebbe stata immaginata. E tutto questo sta cambiando l'healthcare e sta cambiando l'intera società. E un dispositivo portatile che misura le nostre condizioni mediche in tempo reale, continuamente, è alla porta. Ce l'avremo molto presto. Questo in particolare è stato annunciato alla TED Conference e sarà in commercio a gennaio. Ebbene, tutto questo mi porta a dire che anche il mondo più prudente nella internet degli oggetti, tutto sommato, sta proliferando una quantità di oggetti, una biodiversità così vasta da sembrare quasi anzi una invasione di oggetti che si prenderanno cura di noi. Mi sto già sentendo meglio da questo punto di vista, perché so che sarò tutelato, ma il prossimo passo non sarà quello di una umanità avanzata o un'umanità amplificata, di nanorobotica e di cose che appunto ci sembrano ancora da fantascienza. Il prossimo passo è già accaduto e lo troviamo in qualunque negozio.
questo è l'Apple Store di New York, e quel bancone sono prodotti medicali di fascia consumer, tutto sotto $100, ma ti puoi misurare la pressione sanguigna, puoi tenere sotto controllo il tuo comportamento, parlo dal punto di vista medico, e da questo punto di vista si sta completamente incrinando quella che era la relazione mediata e piena di infrastrutture, piena di barriere tra, per esempio, medico e paziente. Uno dei più grandi progetti legati al mondo della salute negli ultimi anni è stato Google Health, monitoriamo la salute del pianeta. Ebbene, questo progetto è stato chiuso qualche mese fa, e secondo la persona che per un anno e mezzo lo ha portato avanti, Adam Bosworth, il motivo è non era abbastanza sociale. Ed è strano perché, insomma, hai a che fare con dati veramente critici, quindi essere sociali non dovrebbe essere la cosa più importante. Ma lo stesso giorno hanno chiuso anche quest'altro progetto, che è il Google Energy Meter. Il Google Energy Meter si poneva l'obiettivo davvero fantastico di ridurre i consumi energetici del pianeta. E per questo cosa bisognava fare? Bastava misurare i consumi di ognuno. In realtà tutto questo non è sufficiente. Non è sufficiente perché per avere un cambiamento globale noi dobbiamo coinvolgere le persone. E a questo serve il design. Io ho passato gli ultimi anni a progettare alcune bizzarrie, sensori di CO2 che prendono il dato di concentrazione, quindi della CO2 puntuale, e lo spediscono sulla rete. A cosa serve? Serve perché, per esempio, la granularità di queste detection ci danno una mappa di dove la CO2 è prodotta, non solo di dove è distribuita. Oppure progettare coccodrilli USB, zeppi di sensori, alcuni MEMS, che collegandosi in tempo reale con i social network diventavano un'estensione di gioco. E abbiamo progettato anche delle cose che abbiamo chiamato, come questo, social energy meter, per appunto monitorare i consumi e cambiare le abitudini delle persone. Ma le abitudini delle persone hanno bisogno di stimoli sociali. E questo, che si chiama social energy meter, non a caso, ha la caratteristica di ridarmi come feedback non solo il mio consumo in tempo reale, ma anche il consumo di un benchmark che io ho scelto. Io come utente, quindi per me è significativo, magari sono le persone che vivono nel mio palazzo o magari sono quattro amici sparpagliati nei quattro continenti. In ogni caso, quando il loro consumo medio, ed è indicato da un colore, è migliore del mio consumo medio, beh, so chi è il cattivo, devo alzarmi e andare a spegnere la luce o fare qualcosa di questo genere. La crowdsourced ecology, l'ecologia dal basso, per esempio utilizzando un banalissimo iPhone, l'ecologia che può avere a che fare con la detection del rumore, le mappe del rumore, sono una cosa che possiamo affrontare ogni giorno e fanno parte di un universo ampio che sta collegando ogni palazzo, pianta, automobile e tutto il resto alla rete internet. Per me questo non è altro che mettere delle anime di software nelle cose, e queste anime di software sono molto simili al disegno di Gaia. E questo sta avvenendo così rapidamente che ritengo che sia utile e urgente avere un piano. E questo è un pezzo del piano. Sono le leggi del design che immodestamente sto cercando di promuovere. Promuoverle perché sostanzialmente sono abbastanza stanco di avere un'auto zeppa di sensori così riservata da non dire mai niente al mio telefonino. O avere un telefonino che si collega con qualunque cosa, ma mai e poi mai parlerebbe con l'auto. Questi due settori dell'industria devono parlarsi, perché il conto lo stiamo ovviamente pagando noi. E usare il design vuol dire, e torno ad Asimov, occuparsi dei comportamenti. Quali comportamenti ci servono oggi? Questa è la proposta. Sono tre leggi. Il numero non è casuale. La prima dice che gli oggetti dovrebbero essere in grado di conoscere delle storie. La storia del loro passato, come sono stati fatti, da dove vengono, e la storia del loro futuro. Ok, finito il ciclo di vita, come lo smondo, come lo valorizzo, come rientra nel giro e non diventa space junk. E ho bisogno anche che questi oggetti siano connessi. Ho bisogno che questi oggetti siano senzienti, cioè non un navigatore satellitare, una mappa e un orologio, che abbiano la pretesa di condurmi ovunque, ma qualcosa come un'auto che abbiamo visto oggi, che esplora il mondo circostante e quindi è capace di conoscerlo in qualche modo. E abbiamo anche bisogno che questi oggetti siano sociali,
è fondamentale, ma sociali vuol dire che partecipano alle relazioni umane, vuol dire sostanzialmente che questi oggetti hanno la capacità di comunicare nella stessa rete che siamo noi, perché persone e macchine devono condividere la stessa rete. Queste sono, penso, le condizioni, le caratteristiche, i comportamenti che ci potrebbero oggi aiutare a progettare degli oggetti migliori, e fanno la stessa differenza da ieri di quanto l'era industriale, quindi gli oggetti che progettano noi stessi, perché utilizzando un oggetto veniamo influenzati nel nostro modo di essere, e diventano degli oggetti che sfruttano fondamentalmente la loro capacità proprio mutevole e, come dire, mutante di essere diversi attraverso il layer digitale. Per fare un piccolo switch, per me è fondamentale, passare da essere la conseguenza degli oggetti che usiamo ad essere probabilmente la conseguenza degli oggetti che progettiamo. E la differenza per me è l'aspirazione umana. Ho finito.